Ragazzi, per questo video è consigliatissimo l'uso del cuffio, ma anche per gli altri video con questa intro qua, perché è una cosa davvero spettacolare. Però vi ricordo che non dovete alzare troppo il volume delle cuffie, perché sennò può fare male alle vostre orecchie e potete sentire meno di quello che succede fuori, a seconda di dove siete. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video delle Skygrind. Vi ricordate la copertina, quella dello scorso video? Ecco, cos'è questa scritta da capo? E perché ci sono le due isole vuote? Lo scoprirete in questo video. Ditemi cosa ne pensate nei commenti e ci vediamo nella registrazione del video. Ciao! Così dovrebbe andare. Poi in blocco più sotto mettiamo tutta l'acqua. Quindi adesso riempio un po' di blocchi come riesco, qua c'è della terra, qua uso un po' di questo e poi il resto sarà legno, però vabbè. Facciamo un po' come possiamo, diciamo, eh. Ok, adesso innanzitutto dovrei farmi tipo un blocco d'appoggio lì, così, che mi butto qua, blocco qua, poi distruggo. Se distruggo, dammelo, 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 vabbè, chi se ne frega. E qua tutta la piscina che fa lo stesso per conto dell'estetica per ora. E però se tu metti male i blocchi cioè, insomma. Ragazzi, fail incredibile. Sono caduto dalla slab. E dove mi ha fatto respawnare? Ragazzi, ragazzi, oh, mi sa che abbiamo un piccolo problemino. Dai. Proviamo a rimunire. Porca miseria. Allora proviamo così. Mettiamo open to LAN. Allora, cioè, sì, start LAN. Ecco, adesso abbiamo i comandi. Facciamo slash game mode 1. Eh sì. Ora siamo in creative. Tecnicamente, se noi torniamo qua dentro, dove eravamo all'inizio, dovremmo riuscire a tornare. Sì. Oddio. Si è distrutto tutto. Perché si è resettato schiacciando? Non dovevo. Cacchio, raga. Provo a uscire dal mondo senza salvare, proprio così a vedere se riesco. Ragazzi, non ha funzionato, anche la piscina si è rotta qua. Porca, ma io sono incacchiato adesso. Per fortuna che adesso riusciamo a fare tutti in un colpo, però fighi. Eravamo arrivati a un bel punto, io non ce l'ho il backup purtroppo. Prossima volta lo faccio, raga. Porca, porca. Facciamo così. Io questo episodio lo faccio. Il rifugio non lo so se lo farò. La piscina sì, però. Perché gli obiettivi in realtà li abbiamo già fatti, in pratica. Mi pare che si sia un po' buggato, in effetti. Però vabbè, dai. Fighi, mannaggia a me, mannaggia. Perché devo cadere sempre? Io poi. What?
Raga, super secret setting. Ma cos'è? Ma che fico! Ma voi lo sapevate? Io no. Però è fico. Giusto una barriera così contro i mob futuri, però la farei. Voi che ne dite? Almeno abbiamo scoperto qualcosa. Fighi, ragazzi, mi dispiace un sacco, però. Anche perché vi piaceva molto questa serie. Ecco, di nuovo no, eh? No, no, raga, no, ho fatto lo stesso fail di prima. Ma perché? Cioè, ho schiacciato shift. Ma perché adesso funziona? No, ma da... No, 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 ma uffi, ma prima non ha funzionato. Prima mi ha portato al menu. Cioè, mi ha portato in quella cosa là. Raga, però io sono incacchiato nero. Fighi, non ce la posso fare, uffi. Diciamo così, io questo episodio lo porto, come stavo dicendo prima. Però ditemi voi se volete che continui questa serie lo stesso. O se preferite che ne inizi un'altra, magari anche vanilla. A me personalmente dispiace un fottio. Ma anche perché mi piaceva giocarlo, questa mappa. E anche quanto, cioè mi ero impegnato anche per costruire la casa, timelapse abbastanza bello e tutto, poi ho rovinato tutto. Che voi adesso magari state dicendo no, perché sei caduto così. Sì, ma a parte io il fatto che io sono caduto. Proprio anche la mappa, cioè adesso sono caduto, avete visto, e mi ha portato qua. Io sono abbastanza sicuro di aver cliccato respawn, anche se avessi fatto il menu principale non mi avrebbe portato lì, mi avrebbe portato al menu principale di Minecraft. E voi che penso che lo sappiate meglio di me. Che poi non c'è proprio un meglio di me, meglio di te per questo, perché alla fine c'è una di quelle cose che un tasto fa quello, boh. Non è uno che ne è più sicuro di te, ma semmai. Però è una delusione. Finito! Ragazzi, ho fatto un po' i ponti, adesso distruggerò un po' di pietra, mi faccerò il piccone, la fornace, il ferro e tutto, poi vedremo cosa si riesce a fare, eh. Comunque sia, per il fatto, se volete altri episodi, scrivetemelo qua nei commenti, però metterò anche il sondaggio da qualche parte. Da qualche parte, nel senso, nelle schede in alto a destra dove c'è la i, sempre, però non so ancora in che punto del video, magari praticamente qua vicino. Ecco, il primo zombie della giornata. Lo scheletro. Di meno in meglio, guarda. Poi tra l'altro ce n'erano due di isole piccole. Una non c'è più. Quindi vuol dire meno cobblestone. Non va bene, raga, non va bene. È proprio buggata tutta. E io non so cosa farci. E questo mi dà più fastidio, eh sì, però anch'io. Ragazzi, io mi sto stufando. Ditemi veramente se volete altri episodi, perché io a questo punto non ho problemi a iniziare qualcos'altro. Anzi, quasi quasi mi piacerebbe di più. Cioè, veramente, piuttosto iniziamo una vanilla. Quindi adesso, boh, basta, finisco il video perché non si può, non si può.
Ma proprio per niente. Questo è il culo, ma il culo volevo averlo prima. Bastardi. Ecco qua. Sicuramente registrerò qualcos'altro in questo momento, però questo... Niente, ragazzi, ormai mi sa che sta finendo, eh. Ditemi voi. Ecco là, se volete, quello là è uno scheletro di quelli lì, scemi. Volendo lo possiamo uccidere. Che la mamma tua non è normale. E mi ha ucciso, è poco normale. È invisibile! Raga, è invisibile! L'avete visto? È invisibile, non si vede! Cioè, l'avete visto? È un po' strano. Ok. Dobbiamo ucciderlo. Giusto per vedere cosa ci troppa prima, così. Non cadere, ok. Cobblestone e frecce. Prima potevamo forse farci il piccone. Se solo mi morivo di nuovo. Però vabbè, raga, ormai non me ne frega più niente. Schere. Bella a tutti, ragazzi. Spero che il video sia andato. Brutta fine. E altro che buon fine. Ciao. Leggete la descrizione se ne avete voglia. Rispondete ai sondaggini. Condividete, iscrivetevi, mettete like e ci vediamo in un prossimo video. Ragazzi, vorrei ben ricordare che negli scorsi video siamo anche morti una o più volte, anche due, tre, quattro volte, per colpa di mostri. E però non è successo niente, quindi ragazzi, non è proprio colpa mia, anche perché, cioè, se mi scisto, se c'è la slab, non ci avevo neanche fatto caso che la slab potesse farmi cadere col fatto che era nella parte bassa del blocco e così e cos'ha.